Marcus ha dato la vita per la nostra causa. Ci ha insegnato che possiamo scegliere il nostro destino. Ma lui non è più qui per guidarci. Adesso tocca a noi concludere ciò che ha iniziato. Gli umani hanno deciso di eliminarci. Ora la nostra gente è rinchiusa nei campi per essere distrutta. È arrivato il momento di fare una scelta. Una scelta che deciderà il nostro futuro. Vogliono la guerra? L'avranno. Lotteremo per la nostra libertà! Vivremo liberi o non vivremo affatto! Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti e vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Per favore! Per favore! Presidente! Il leader dei devianti è stato catturato. Il leader dei devianti non è ancora stato individuato, ma presto lo troveremo e lo neutralizzeremo. Presidente! Un convoglio di cobalto risulta essere scomparso e numerosi negozi di armi sono stati depredati. Conferma queste notizie? Al momento non ho informazioni in merito. Per favore! È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli di centrali nucleari e basi militari? Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. La situazione è sotto controllo. Presidente Warren! Presidente! Gli androidi potrebbero essere una nuova forma di vita intelligente. Qualche commento? È una cosa ridicola. Prossima domanda, prego. Scusi! Presidente! Cosa succederà alla CyberLife? Gli androidi verranno banditi per sempre? Stiamo collaborando a stretto contatto con la CyberLife per neutralizzare i devianti. Non rilascerò commenti su nient'altro finché non ci saremo occupati della questione degli androidi. Vi ringrazio. Per ora è tutto. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Stai bene? Ho tanto freddo. Ora ti sentirai meglio. Grazie.
Vieni. Non restiamo qui. No, non fatemi del male. Attento, in ginocchio! Che cosa faremo? Dobbiamo riuscire a prendere quell'autobus. Sta vicino a me. Proveremo a passare senza farci notare. Ce la faremo, Alice, te lo prometto. Non uccidetemi! Non ho fatto niente! Sta zitto, ho detto! Sono ancora tanti? Guardami, sono come razzi. Più cerchi e più ne trovi. Spero di non passare la notte qui. Mi stanno congelando le palle. Ci vorranno settimane per pulire questo casino. Fidati, ne avremo ancora per un bel pezzo. Ci sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione. Avanti, muoversi. Forza, dentro. Possiamo aiutarli. Ci sono soldati ovunque. Non possiamo abbandonarli. Li uccideranno. Mi dispiace, Alice. Ormai è finita. Continuare. Ehi tu. È un errore. Sono un umano. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo... Dobbiamo controllare tutti i civili. No. No, vi prego. Androidi del cazzo. Un posto di blocco. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Non c'è un'altra strada? Cambiando strada rischiamo di perdere l'autobus. Forse è meglio stare al sicuro. Oggi, 11 novembre 2038, è il giorno in cui gli androidi hanno scelto di affrontare gli oppressori. È da questa mattina che combattiamo per liberare gli androidi dai campi. Non cesseremo le ostilità finché non saremo liberi e finché non ci verranno concessi pari diritti. Siamo milioni e milioni e niente ci può fermare.
dovresti farlo, Connor. Ne stia fuori, tenente. Non sono affari suoi. Era quello che ho sempre pensato, ma mi sbagliavo. Il sangue dei devianti sarà anche diverso dal mio, ma sono vivi. Ho una missione da compiere, Hank. È meglio che lei ne stia fuori. I devianti sono una minaccia per l'uomo, Hank. È colpa loro se questo paese è sull'orlo di una guerra civile. Vanno fermati. Siamo in questo casino perché non abbiamo ascoltato i devianti. Gli uomini non imparano dai propri errori, Connor. Poteva essere diverso. Allontanati dal parapetto. Dopo ciò che abbiamo passato, la rispettavo, Hank. Pensavo fossimo amici. Ah sì? Stavi cominciando a piacermi. Poi ho capito che non saresti cambiato. Non provi emozioni, Connor. Fingi. Fai finta di essere mio amico, ma non sai nemmeno cosa significa. So cosa è successo a suo figlio, Hank. Non è stata colpa sua. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Il piccolo Cole aveva solo 6 anni. Zitto! Non nominare mio figlio! Doveva essere operato d'urgenza, ma non c'erano umani disponibili. Così è stato operato da un androide. Il povero Cole non ce l'ha fatta. Un androide ha ucciso suo figlio, Hank, e adesso vuole salvarli. No. Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto di Red Eyes per operare. Ho sempre incolpato l'androide per la sua morte, ma è stato un errore umano. Suo e di questo mondo di merda dove la gente va avanti solo grazie a una cazzo di polverina. Parte della missione, ma non mi impedirà di compierla. Il terminal. Siamo arrivati, è fatto.
primo autobus per il confine pieno. Sono passeggeri con biglietto. Tutte le tratte sono sospese fino a nuovo ordine. Senza biglietto non ci faranno salire. Siamo bloccati qui. Che cosa facciamo? Controllo sicurezza. Non si muova. Controllo sicurezza. Non... Controllo sicurezza. Non si muova. La mia piccola. Tu? Hai rapito la mia bambina! Oh, Todd. Sicurezza! Da questa parte! Non farlo, Todd. Se ci consegni, moriremo. Quando tua moglie ti ha lasciato, si è presa vostra figlia. Non potevi stare senza. Così hai comprato un androide. Una bambina per sostituirla. Pensavi che l'avresti amata. Che ti avrebbe fatto dimenticare. Ma niente può sostituire un figlio. Volevo solo dimostrare a me stesso di essere un buon padre. Lei si sbagliava. Ma poi ho combinato ancora casini. Aveva ragione alla fine. Non le meritavo. Mi manca la mia piccola. Non sai quanto mi manca la mia bambina. Qualcosa non va, signore? No. Mi sono sbagliato. Scusa. Buona fortuna. Si muovono.
Piaci molto a Oliver. È sua? Sì. È adorabile. Ok. Sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Bene, andiamo allora. Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino. La busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che chi ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Oh, lasci stare. Li ho trovati per terra. Grazie. Grazie, voi ci avete salvato. Mi spiace, Alice. Ok, va bene. Hai fatto la cosa giusta. Troveremo un modo. Controllo. Sicurezza. Non si muova. Grazie. Non si muova. Grazie. Adam! Cara, presto! Seguimi! Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Temevo foste rimaste uccise per colpa mia. Come ci avete trovato? Sapevo che vi avrei trovate qui. Stanno cercando gli androidi casa per casa. Siamo scappati prima che ci tradissero. Che ne è degli altri? Cercano gli androidi al confine. Ma ho trovato qualcuno che può portarli al di là del fiume. È rischioso, ma è l'unico modo. Venite con noi. Sì, veniamo. Ok, salite.
visto qualcuno? No, penso di no. Ce li hai i soldi? Sì. Eccoli. Ok, le barche sono laggiù. Ci sono delle pattuglie sulla riva e sul fiume. Non avviate il motore finché non siete lontani. Capito? E occhi alla corrente. Buona fortuna. Non preoccuparti per noi. Andrà bene. Non è nemmeno mezzo miglio per l'altro lato. Non dovreste metterci molto. Fate attenzione, sul fiume ci sono delle pattuglie. Grazie di cuore, Rose. Vorrei potervi accompagnare. Non mi piace lasciarvi così. A presto, Alice. E abbiate cura di voi. Ok, ci vediamo dall'altra parte. Non dobbiamo cadere. I biocomponenti si congeleranno. Fatti aiutare.